Buonasera, ho qui l'ultimo volume di Massimo Ricalcati, del professor Massimo Ricalcati, dal titolo A libro aperto, Una vita e i suoi libri, libro uscito recentemente, nell'anno 2018, ossia quest'anno. Ne parlo perché il professor Massimo Ricalcati sarà ospite del Salotto Caracci martedì 11 dicembre. È un libro che ho letto con enorme gioia, perché è un libro che ti lascia qualcosa. Il professore Calcati è qui e in qualche modo accantona, almeno in parte, parzialmente, la psicanalisi, accantona le sue indagini su Lacan e le tematiche, appunto, che lui affronta sempre in maniera brillante, di carattere psicoanalitico, e si dedica invece proprio al libro aperto, Una vita e i suoi libri. Perché una delle tesi di fondo di questo bel libro è proprio questa, che i libri non soltanto fanno parte della vita, ma sono la vita di un uomo. Ossia, la vita di un uomo è scandita anche dai libri che legge, dai libri che lo hanno colpito, dai libri che lo hanno anche in qualche modo ferito, dai libri che gli hanno lasciato traccia. E ciascuno di noi, e non soltanto intellettuali, i grandi lettori, diciamo, ciascuno di noi ha i suoi libri che gli hanno lasciato qualcosa dentro. Ricalcati, parte da una considerazione che ogni libro è un incontro. Ed è un grande incontro, è un incontro speciale. È un incontro tra noi, tra il soggetto e quello strano oggetto che è l'oggetto libro. Ci sono libri che lasciano appunto il segno, come detto, e devo dire che tra questi libri che lasciano il segno nella vita dell'uomo ci potrebbe essere anche il libro di Recalcati, A libro aperto. A libro aperto perché il titolo lo sottolinea e appunto allude, il libro è fatto per essere aperto. Un libro chiuso è un ossimoro, è praticamente una contraddizione in termini, ma non è soltanto un'immagine banale. È il fatto che il libro si appella a chi lo apre, perché il libro apre la mente di chi lo legge, ma al tempo stesso si apre alla mente di chi lo legge. Il libro in fondo è come una domanda che esige risposta, esige la responsabilità del lettore. Ecco perché nelle prime pagine del libro Massimo Ricalcati parla del libro come incontro. E è un incontro speciale, come gli incontri che lui ha fatto con i suoi libri. Credo che questo sia uno dei volumi più autobiografici di Massimo Ricalcati, in cui lui parla di sé anche in senso, come dire, intimamente speciale, ecco, potremmo dire. È un libro autobiografico perché lui parla non soltanto di che cosa rappresenta un libro in genere per un uomo, per la vita di un uomo, ma parla anche dei libri che lo hanno colpito, dei principali volumi che hanno appunto segnato la sua vita, perché ciascuno appunto ha i volumi, ha i libri che in qualche modo scandiscono, potremmo dire, il tempo della sua esperienza appunto esistenziale. E i libri importanti sono poi quelli che ritornano, quelli che vanno appunto riletti. E il libro, dice Recalcati, nella prima parte, che è proprio appunto la parte in cui elogia questa esperienza, con la passione, la chiarezza, la lucidità che lo caratterizza, ecco, i libri sono l'opposto di un muro. Ecco, questa definizione poi naturalmente sarà articolata anche nel suo opposto, ossia i libri in qualche modo possono essere appunto un muro, ma il punto di partenza è che nell'epoca dei muri, la nostra è un'epoca dei muri, innalzati naturalmente per vari motivi, ecco, il libro è ciò che invece ci porta al di là del muro. Il libro è un incontro e non uno scontro che chiude, è un incontro che apre. E quindi abbiamo detto nel tempo dei muri, il libro è ciò che va al di là del muro, il libro è ciò che apre. Un libro, dice Massimo Ricalcati, non è fatto di un solo libro, cioè i libri
non sono fatti di un solo libro e non sono neanche fatti soltanto di libri sacri, anzi il libro sacro sostanzialmente è ciò che recinta l'orizzonte del libro, in qualche modo lo chiude in quella parola che non va più contraddetta, che resta il verbo. Ma il libro vero fa parte di una costellazione, di una totalità, anzi di un infinito, diciamo, di libri che si moltiplicano, che si aprono, che si espandono, che sono prolificanti. E in qualche modo il vero libro forse è il contrario di un libro sacro. Cioè la sacertà, dice Massimo Ricalcati, in fondo non si addice a quell'esperienza polivalente, appunto poliedrica, sempre appunto rinnovante che è il libro, anzi che sono i libri. E certo, diciamo, questa affermazione che il libro è l'antimuro, in un'epoca di muri il libro ci porta a scavalcare tutti i muri possibili e appunto reali, però il libro si può anche presentare come una sfida, sostanzialmente. Quindi come una sfida difficile, ecco, diffidare, ci fa capire Massimo Ricalcati, dei libri facili, dei libri troppo chiari, che si bevono, che si consumano o che si leggono una sola volta. Ecco, diffidare di questi libri, perché il libro può essere anche una sfida, come una sfida per lui, e lo racconta molto bene, è stata l'esperienza della lettura di Lacan. In un'estate, come dire, terribile, in cui naturalmente nella crisi, in una forma anche di disagio e di angoscia esistenziale, che tutti noi possiamo appunto attraversare, Massimo Ricalcati ha deciso di sfidare quel muro che era il linguaggio di Lacan. Quel linguaggio ostico, quel linguaggio difficile, quel linguaggio irto che sulle prime ti lascia nel disagio, ma che poi ti fa capire che lì c'è appunto una sfida per te, che il messaggio riguarda proprio te. E con un gioco di parole particolarmente sofisticato, appunto, e simpatico, Massimo Ricalcati parla dell'amour in francese, ossia praticamente usa questo linguaggio appunto lacaniano, che praticamente il libro non è soltanto amore, ma è anche amour, cioè nel senso che ti pone a volte di fronte ad un muro, in questo caso come sfida, un muro da battere, un muro da scavalcare, ma anche un muro che ti fa capire che comunque c'è sempre il limite, c'è la legge, tutto ciò che secondo Ricalcati da sempre è un po' la base, è la grande alleato del desiderio. La legge, il muro, l'ostacolo che ti fa capire che tu da lì devi partire e appunto ripartire, come per ogni libro a volte che si rispetti. Quindi il libro è al tempo stesso l'antimuro, ma in certi casi può essere anche appunto un muro per te che ti esorta appunto a scavalcarlo, a penetrarlo, ma comunque anche a rispettarlo. Ecco, certo che questa passione dei libri che Ricalcati ci comunica in questo libro, in cui dice che una vita è i suoi libri, naturalmente questo è un verbo, non è una congiunzione, una vita è i suoi libri è il sottotitolo, ecco, questa passione dei libri, certo, anche il suo, potrebbe avere, nelle forme patologiche che Massimo Ricalcati sempre ha studiato, potrebbe avere anche il suo rovescio, appunto, nevrotico o psicotico. Parliamo per esempio dei bibliofili che più che aprirsi ai libri o fare che il libro si apra loro, li chiudono all'interno di una biblioteca che sta lì e che vale solo come materiale di collezione, potremmo dire, che vale solo per stuzzicare il loro ossessivo collezionismo. Ecco, si chiama bibliomania. Ho una bibliofilia che appunto rasenta praticamente l'ostacolo, il distacco fra te e il mondo. Cioè il libro nei certi bibliomani potrebbe appunto diventare addirittura il paravento che ti difende dal mondo, a meno che tu non usi questo paravento per poi scavalcarlo, per uscire dal libro. È chiaro che la condizione migliore, se ben capisco, è quello di entrare nel libro e aprirsi alla vita, sostanzialmente entrare e uscire dal libro. Ecco perché non c'è un solo libro che può e deve appassionarci, ma ce ne sono tanti. Quindi vedete che l'esperienza del libro di cui Recalcati racconta proprio la passione, la sua passione, ma anche dando delle indicazioni a tutti noi, naturalmente, e sottolineando l'importanza che questo oggetto
ha per l'umanità. Ecco, diciamo che in questa esperienza c'è anche quello che si potrebbe chiamare il perdersi nel libro. Nei libri che contano, noi non soltanto dobbiamo esercitare come dire, un monopolio dell'intelligenza, anzi, forse questo è un lato appunto secondario. Sostanzialmente il libro è come una navigazione, è come un perdersi, è come un abbandonarsi naturalmente all'esperienza del libro. Il libro è quel particolare oggetto in cui il soggetto, se il libro vale, se il libro gli lascia delle tracce, se il libro gli fa sentire qualcosa, il soggetto si perde naturalmente, fondendosi in qualche modo in quell'oggetto che si chiama libro. Il libro appunto è un oggetto, ma è un oggetto appunto particolare. È chiaro che qui c'è in Recalcati, nell'epoca del digitale c'è naturalmente una grande difesa del libro fisico, del libro che si tocca, che si annusa, che si porta appunto con sé, che è proprio un oggetto fisico. Non dico di compagnia perché sarebbe troppo appunto banale, ma senz'altro qualcosa con cui in un certo senso, e poi lo spiegherà, si fa anche un po' l'amore, nel senso più nobile della parola. Il libro è collegato sostanzialmente al desiderio. I veri libri sono quelli che ampliano l'orizzonte del desiderio, quello che per Recalcati, come prima dicevo, è sempre comunque legato alla legge. In fondo anche il libro, nella sua fisicità, rappresenta una legge, un vincolo, cioè il linguaggio al tempo stesso apre, ma ti fa ripartire da lui, cioè dal vincolo, dalle leggi, dalla grammatica, dalla sintassi e anche dal modo stesso in cui l'autore produce il testo. Il testo comunque è come dire, un vincolo che ti apre. Quindi il testo è sempre uno simbolo, come tutto il libro, una legge che apre al desiderio. Secondo la nota, diciamo, compatibilità, anzi la necessaria compatibilità che secondo Recalcati ci deve essere fra legge e desiderio. Per non sbilanciare naturalmente questa bilancia, tutta dalla parte della legge, del vincolo, o tutta dalla parte del desiderio. Il libro apre, il libro ti fa desiderare, oltre ad aprirti appunto gli orizzonti della vita. Ma una delle più belle metafore che usa, più belle immagini che usa Recalcati in questo libro è quella che si può, diciamo, caratterizzare e che si può riassumere nella definizione: non soltanto tu leggi un libro, quando è un libro importante per te, ma quando è un libro importante per te, è il libro che ti legge. Tu sei letto dal libro, noi siamo letti dai libri che sono fatti per noi. Cosa vuol dire che noi siamo letti dal libro? Vuol dire che in quel momento il soggetto, potremmo dire, si rispecchia in qualcosa che lo guarda. Come a volte quando vediamo un grande quadro, ci sentiamo guardati dal quadro. O come quando sentiamo una musica, Recalcati cita una sua esperienza, ci sentiamo ascoltati dalla musica. Quindi un lacaniano rovescio, no? Dei fattori, dei termini, soggetto, appunto, oggetto. Il libro, quando è un libro di valore, quando è un libro che lascia tracce nella nostra vita, che ci fa sognare, immaginare, che ci apre la mente, è sempre un libro dal quale abbiamo la sensazione di essere letti dentro, cioè di essere praticamente esplorati dentro. Quando per esempio ci diciamo ecco il libro che mi conosce, ecco la pagina, ecco il linguaggio che esprime quello che avrei voluto esprimere, ecco il testo in cui io mi posso rispecchiare, ecco la pagina in cui mi posso abbandonare, ecco chi mi conosce, chi mi sta parlando, una voce che si sta rivolgendo soltanto a me. In questo senso il carattere universale della lettura viene ridimensionato in forma realistica da Recalcati, come un carattere particolare. Quando leggiamo un grande libro, un libro importante, ci sentiamo letti da quel libro perché il libro si rivolge a noi, alla particolare nostra vita, che magari è rimasta, come dire, muta o sordomuta per certi aspetti, è rimasta spenta perché era al di qua del linguaggio. Il libro offre un significante alla nostra esistenza. Il libro offre una trama, una foto, una pittura, una sinfonia. Ecco perché questa frase molto, molto originale, che noi siamo letti dai libri che leggiamo. Non sempre, appunto, ovviamente. Il libro ti legge, come il quadro ti vede, come la musica ti ascolta. Ma
al di qua del linguaggio, diciamo, del libro sostanzialmente, fatto di logica, di sintassi, di grammatica, di frasi, periodi, eccetera, Recalcati parla molto in questo libro della la langue, insomma, della la lingua, così l'aveva coniata appunto Lacan, che non è la lingua che noi parliamo, con cui noi comunichiamo, no? La lingua basata appunto su logica, sintassi, naturalmente periodo, frasi, eccetera, eccetera, nessi logici, ma è quella lingua primordiale, lingua materna, lingua madre, che noi abbiamo appunto appreso dalla voce dell'altro, ecco, dall'altro che ci desiderava. È una lingua legata al tempo stesso alla madre, alla lingua materna, ma soprattutto al corpo. È quella lingua prelinguistica che apparentemente non dice nulla, ma poi sostanzialmente apre alla parola vera. È quella, come dire, quella specie di lallismo appunto del bambino, quel balbettio, quella sorta di suono primordiale che il bambino appunto poi tradurrà da adulto in parole. Ecco, ognuno è collegato come la propria infanzia, come la propria madre, come la propria terra, a una lalang. Ha una lingua che è fatta di corpo, è fatta di sensazioni, è fatta di profumi, di odori e non soltanto di vista. Una lingua che noi sentiamo, ecco, sentiamo nostra. Il libro ci parla sostanzialmente a livelli inconsci, quando, ripetiamo, è il libro della nostra vita, ci parla appunto anche questa lingua, ancora prima di parlarci la lingua della sintassi e della logica, ancora prima di parlare la lingua della comunicazione. Quindi se il libro è un appello, è una domanda, è quell'oggetto particolare che si rivolge al lettore e lo legge dentro, lo esplora dentro e gli rivela appunto attraverso la parola addirittura chi è o chi può essere o chi è stato, gli apre fasci di luce sul suo passato, sul suo presente, addirittura sulle possibilità del suo futuro. Questo messaggio passa da prima, potremmo dire istintivamente, o inconsciamente attraverso questa trasfusione, potremmo dire, di energia che si concretizza nella langa, nella lingua corpo, nella lingua fisica, nella lingua profumo, tatto, la lingua sensoriale, che naturalmente viene molto prima, come una lingua edenica, della lingua della comunicazione. E qui, naturalmente, per finire con la seconda parte di questo bel libro, sto parlando del libro di Massimo Recalcati, A libro aperto, Una vita e i suoi libri. Per finire con questa seconda parte, sottolineando sempre che si tratta di un gran libro da leggere con quella chiarezza e quella, come dire, lucidità che Massimo Recalcati ha già praticamente espresso in tutti i suoi libri, no? Attraverso una capacità divulgativa anche dell'ostico Lacan, ecco, detto questo, e aggiunto anche che Recalcati ha questa capacità, diciamo, di visione o visionario che praticamente esprime i suoi concetti, ma da sempre, anche in questo lo fa, attraverso quelle che lui dice sono scene. Parla di prima scena, seconda scena, con uno schematismo che è molto didattico, naturalmente, divulgativo, ma al tempo stesso molto molto chiaro, che accompagna il lettore. Cioè, cosa sono le scene? Ecco, appunto, le scene sono quelle immagini, quei quadri che naturalmente lasciano al lettore addirittura la visione del concetto, no? Come quando i grandi oratori interrompono l'orazione attraverso naturalmente degli aneddoti, che fanno sempre bene a chi produce un discorso, soprattutto teorico, interrompe con degli aneddoti. Ecco, invece Recalcati ha questa bella abitudine di classificare il suo discorso attraverso scene, prima, secondo, terzo, tratte anche dalla sua esperienza, tratte anche da film, tratte da voci, tratte dalla sua esperienza appunto analitica. E quindi il lettore immagina pensando, ecco, si potrebbe parlare di un pensiero attraverso immagini. Questo di appunto Recalcati, che è anche abbastanza vicino, devo dire, a quel mondo dei sogni di cui lui parla qui e che tanto, gli piace. E con cui naturalmente esercita anche il suo lavoro di analista. Ma stavo dicendo che il punto, potremmo dire, cruciale di questo libro è la triplice metafora o la triplice similitudine che gli attribuisce al libro.
a questo oggetto naturalmente capace di lasciare tracce, lasciare segni nella nostra vita. Le tre immagini a cui lui paragona il libro, ossia le tre grandi metafore che poi restano impresse nella mente del lettore, sono quella del coltello, il libro è come un coltello, del corpo, a cui abbiamo già accennato, il libro è come un corpo, e del mare. Il libro è come un coltello, il libro è come un corpo, il libro è come il mare. È chiaro che io provo a riassumere rapidamente, ma la cosa migliore è sempre leggere le cose come le espone con infinita chiarezza Massimo Recalcati. Ecco, il libro è come un coltello, ecco, il libro è un coltello che ti entra dentro. Il coltello cosa fa in fondo? O ferisce, incide, ma anche decide. Se decidere è un tagliare, il coltello separa, ci dà un taglio, come i tagli di fontana, tanto per dire. Per cosa dire ci dà un taglio? Cioè il libro praticamente divide, è un'esperienza che nel suo dolce trauma, nel dolce segno, nel dolce marchio che ci imprime, separa l'io del passato dall'io del futuro, oppure l'io reale dall'io possibile, oppure l'io realmente attaccato alla terra dall'io immaginario, da quello che noi possiamo essere. E in questo il libro apre al futuro, perché il libro in qualche modo dà un taglio al tempo. Esiste un tempo prima di quel libro, esiste un tempo dopo quel libro. Il libro incide e decide, nel senso che ci fa decedere una parte forse del nostro io e ci apre ad una vita che naturalmente è diversa. Diciamolo pure con il fatto che il libro ci apre nuovi orizzonti, il libro ci dà gli strumenti per avere una visione della vita diversa. Una volta chiuse le pagine, io guardo il mondo con occhi naturalmente diversi, non sono più quello di prima, sono un altro. È come se un coltello mi avesse appunto attraversato, ovviamente un coltello buono, non un coltello che uccide, ma che ferisce nel senso buono, che lascia una traccia. Ecco, l'immagine del coltello, del libro come coltello, può naturalmente svilupparsi e probabilmente aprire ad altre connessioni, ad altri link, però per ora fermiamoci qui. Il libro come un coltello che incide, decide, separa e divide. In questo senso però c'è da aggiungere che il libro è un coltello evento. È un evento, perché è ciò che accade, ciò che incide, ciò che ci lascia qualcosa e ciò che è evidenziale. Ossia, il libro è evento. Il libro è qualcosa che è come un meteorite, potremmo dire, piomba sulla nostra vita, aprendola, magari anche un po' dilaniandola, ma seminando, come dire, il seme di un futuro o di un io diverso, di orizzonti diversi e di una vita che si illumina appunto all'improvviso e si spalanca sotto un'altra luce. La seconda metafora è quella del corpo, ma qui naturalmente possiamo essere più veloci, cioè il libro è un corpo erotico, dice. L'aveva già detto nel libro che aveva scritto sulla scuola. Il libro è un corpo erotico, è il fare l'amore con il libro. Ma cosa vuol dire che è un corpo erotico? Intanto, appunto, il libro è qualcosa di presente. Lui non parla dei libri, appunto, digitali, parla di questa cosa, di questo oggetto che per tutti noi, non soltanto quelli della nostra generazione, continua ad essere qualcosa di potente per noi, soprattutto quando viene ripreso, riletto, per esempio a distanza di anni. Il libro è un corpo, il libro ha qualcosa dell'eros, anche perché platonicamente sappiamo che l'eros apre la conoscenza, è esso stesso conoscenza. Quindi il toccare anche il libro, il fiutarlo, il possederlo, appunto, l'averlo con sé è come portarsi appunto un pezzo di vita. In questo senso c'è una sensualità, diciamo, del rapporto con il libro che sanno tutti quelli che hanno la passione verso questo oggetto, che non sarà mai,
scommettere calcati, diciamo soppiantato dalle parole, dai bit digitali. E poi per finire questa parte, appunto, il libro è un mare. È un mare, naturalmente l'abbiamo già accennato a proposito del libro come l'antimuro. È un mare perché appunto il libro ti fa navigare, non soltanto con la mente, con il pensiero, con l'immaginazione, ma proprio con tutto te stesso ti fa appunto navigare e ogni navigazione ha i suoi rischi. Se apri un libro, è chiaro, rischi di non essere più quello di prima, ti metti in pieno mare, no? Dice niccianamente appunto ricalcati. Il libro ti immette appunto in questo mare, in questo aperto, e paradossalmente forse non ci sono, si sa da dove si parte, come il punto d'attracco, ma l'orizzonte forse appunto non c'è. E il libro ti porta, ti immette nell'aperto. Il libro ti spalanca gli orizzonti. E su questo potremmo appunto ricamare, ma possiamo terminare questa parte, quindi il libro come coltello, il libro come corpo, il libro come mare. E nella seconda parte, a libro aperto Una vita è i suoi libri, Recalcati in questo che è uno, dicevo, dei libri più autobiografici della sua intera opera, secondo me, ecco, ci spiega e ci documenta la sua passione dei libri che hanno trasformato addirittura la sua vita, attraverso proprio l'elenco dei principali, ecco, dei principali libri e dei personaggi di quei libri. Come come dire, un adolescente geniale, Recalcati appunto ripercorre tutta la storia dei libri che hanno sconvolto, nel senso buono, stravolto i suoi, diciamo, la sua esperienza. Cito, mi permette di fare una citazione da Kafka. Kafka a un certo punto nei suoi diari dice: io oramai non leggerò più se non i libri capaci di sconvolgere la mia vita. Ecco, questa è una frase di Kafka che forse Massimo Recalcati sottoscriverebbe. Cioè, sostanzialmente, la mia vita è troppo preziosa per perdere il tempo con libri che non mi sconvolgono, che non mi stravolgono, che non mi cambiano, però bisogna essere aperti al cambiamento. Non bisogna naturalmente entrare nel circuito mortifero della ripetizione, no? Fa capire Recalcati. Il libro è l'antiripetizione, è il nuovo, è l'evento, e anche in qualche modo potremmo dire la speranza secondo Bloch, ma il libro è qualcosa che appunto sconvolge e stravolge. Lui racconta la sua passione dei libri, quanto appunto questi libri lo hanno trasformato, che cosa, in che modo lo hanno trasformato e qual è stato il loro senso. Certo, questo elogio del libro è un elogio esistenziale. Il libro e anche la filosofia da cui lui è partito, essendosi laureato in filosofia, ecco, il libro è qualcosa a cui tu comunque devi essere aperto, ma devi essere aperto anche alla vita, per cui Recalcati a un certo punto della sua vita lo racconta. Ha deciso di interessarsi esclusivamente a quei libri, che sono tantissimi, che hanno un senso per la vita, che parlano alla vita. Ecco perché a un certo punto, come laureato in filosofia, diciamo, le letture, diciamo, non so, di certa filosofia analitica, logica e tutto il resto, filosofia del linguaggio inglese, questa roba qua, per citare la famosa distinzione fra analitici e continentali, ecco, non quella filosofia che parla appunto di se stesso, che parla per esempio del linguaggio, ma soprattutto la filosofia che parla di se stesso, che si parla addosso, è chiaro che non rientra nelle preferenze, non rientrava già quando lui a un certo punto terminava gli studi di filosofia per passare poi anche a interessi psicanalitici attraverso Freud e Lacan. Dicevamo, a parte questo rapporto fra filosofia e psicanalisi, Recalcati resta ovviamente anche un filosofo, però naturalmente questa apertura alla vita è stata anche un'apertura al trauma della vita, apertura agli aspetti appunto evidenziali, eventuali, contingenti, traumatici naturalmente, metabolici, potremmo dire, della vita.
E il rapporto che lui stabilisce fra il libro e la vita è un rapporto estremamente interessante in questo libro. Ora, quali sono i libri che hanno cambiato la vita di Massimo Recalcati o comunque che lui elenca qui? Parla di autori naturalmente che possono essere stati importanti per tutti, addirittura. Si parte da Odissea, si parte da Ulisse, dall'Ulisse di Omero, in cui lui si riconosceva, dice Massimo, soprattutto non, cioè non tanto per l'aspetto dantesco, che poi Dante avrebbe immortalato dell'Ulisse che poi tende naturalmente a strafare, andando oltre le colonne d'Ercole, praticamente spegnendosi in questo modo, affondandoci nel principio dell'infinito. Ecco, non è tanto questo che interessava Recalcati, quanto, lo sottolinea nel primo capitolo della parte seconda, intitolata Il ritorno, appunto, il carattere di fedeltà a una patria, fedeltà a una donna, fedeltà a una cultura, fedeltà a una terra e quindi fedeltà al ritorno. Ecco, ciò che colpiva Recalcati era proprio questo amore del ritorno, potremmo dire del nostos, appunto in greco. E naturalmente è quello che lui vedeva nell'Ulisse di praticamente Omero, malgrado il fatto che, come tutti sanno, nell'Odissea Ulisse poi naturalmente annuncia la sua ripartenza in una inquietudine faustiana, ma non era questo l'aspetto che piaceva più appunto a Recalcati. Un libro che lo ha colpito, che lo ha stravolto, naturalmente è stato anche il Vangelo. Un personaggio come Gesù è un personaggio, dice appunto Recalcati, che ha contribuito praticamente a cambiarlo, appunto a cambiarlo con questo miracolo del cuore, con queste ragioni del cuore che appunto Cristo avrebbe appunto portato avanti, cercando di appunto convertire tutti noi. E quindi il miracolo del desiderio, addirittura, come agente moltiplicatore, desiderio come agente moltiplicatore. Questo piaceva naturalmente a Recalcati, compresa l'emozione per i miracoli di Cristo, ossia il fatto che Cristo insegna il miracolo del desiderio. Del desiderio che moltiplica, o di ciò che moltiplica i desideri come i pani e i pesci, sostanzialmente. Oltre a un Gesù che è più il Gesù della pietà del Getsemani piuttosto che o del monte degli ulivi, piuttosto che appunto il Gesù diciamo esaltato e portato appunto in trionfo dai suoi adepti. E poi tra i libri c'è naturalmente c'è un libro di Rigoni Stern, di cui spesso Recalcati parla, Il sergente nella neve, questo autore appunto italiano che partecipò alla ritirata dalla Russia, alla drammatica ritirata dalla Russia, e Recalcati dice che fin da giovane lui si è identificato un po' con questo sergente nella neve, soprattutto nel carattere della resistenza, ecco. Nella resistenza per sopravvivere, qui ci sono degli elementi autobiografici, ovviamente, che non sto qui a riassumere. C'è la vita come ciò da cui comunque bisogna difendersi, ciò che bisogna salvare a tutti i costi, passo dopo passo, come i passi che il sergente, essendo un romanzo autobiografico, faceva nella neve, nella drammatica ritirata di Russia. Dalla Russia. E quindi, come diciamo in Ulisse, c'è il mito della fedeltà e del ritorno, come in Gesù c'è appunto in qualche modo il mito del cuore, così qui potremmo parlare di un mito, un grande mito, in Rigoni Stern, della resistenza per naturalmente vivere nonostante tutto, un grande amore della vita che come dire, supera ogni sfida. Poi mi è piaciuto sentir parlare da Massimo Recalcati come quarto libro in questo elenco dei libri che lo hanno cambiato, mutato, trasformato, ferito. Ecco, un libro come La nausea di Sartre.
Jean-Paul Sartre, di cui Recalcati ha letto tutto, grande appunto appassionato. Ecco, La nausea di Sartre è questo romanzo che lo ha in qualche modo aperto invece alla, come dire, a questo, a questa angoscia, a questo stupore angosciato dell'esistenza del reale, ecco. Cita dei brani molto importanti della nausea, come quelli in cui il protagonista attualmente contempla le radici nodose di una quercia, naturalmente, chiedendosi che senso possa avere questo ammasso, di materia. Il problema, appunto, che esiste e basta, che ha una sua pesantezza, un suo peso, una sua pienezza e basta. Ecco, in Sartre, naturalmente, Recalcati vedeva l'angoscia della pienezza e la sindrome del vuoto, l'oscillazione fra pieno e appunto vuoto. E quindi c'è questo amore per un romanzo, chiaramente esistenziale, che ha creato anche per molte generazioni, compresa la mia, naturalmente, un clima di stupore rispetto al reale, e soprattutto il grande problema del rapporto fra il senso e l'insensatezza. E questo era La nausea di Sartre. Tra l'altro, di Sartre lui cita anche alla fine di questo elenco L'idiota di famiglia, che è un libro su Flaubert, e lì c'è un altro processo di identificazione, in questo caso fra il Flaubert descritto da Sartre e lo stesso appunto Recalcati, in questa sorta di atmosfera molto passionale e autobiografica di questo libro. Flaubert, che era l'idiota di famiglia, ossia era quello, il figlio non voluto, non desiderato, non amato, emarginato, una sorta di fungo senza senso, come si descriveva, e che però appunto ha trasformato il nulla in qualcosa attraverso la scrittura, ha visto nella scrittura una forma di ascesi, compensativa e per lui assolutamente legata alla piena restaurazione del sé, di quel sé che poteva lui essere. E il Flaubert, che è passato dall'idiozia al genio, no? Di un romanzo, per esempio, come Madame Bovary. E, ecco, un grande libro di 1000 pagine, naturalmente, che Recalcati dice essere stato il secondo grande libro di Sartre, a parte tutti gli altri che lui ha appunto letto. Il trauma di Heidegger, di essere tempo, ecco, un altro romanzo, scusate, un'opera filosofica epocale per il Novecento, ecco, che lo ha naturalmente traumatizzato, ma nel senso buono, che ha deciso in questo caso. Ecco un libro che è stato al tempo stesso coltello, corpo e mare, no? E un libro del quale la navigazione appunto è stata al tempo stesso traumatica e in qualche modo liberatoria. Un libro, Essere Tempo, quello del primo Heidegger, quello che a quanto pare piace di più a Recalcati, che gli ha aperto l'orizzonte, ma gli ha anche modificato il modo di rapportarsi a questo mondo, malgrado naturalmente la polemica, come qualcuno saprà, antiumanistica di Heidegger contro lo stesso Sartre, cioè l'altra anima di Recalcati, soprattutto nel famoso L'esistenzialismo non è un umanesimo, che era una risposta proprio alla versione esistenziale, esistenziale naturalmente da parte di Sartre, della filosofia di Heidegger, che nella Kehre, dopo la Kehre, la svolta, naturalmente, il secondo tempo della sua opera, avrebbe, secondo alcuni, appunto rinnegato la parte sua di essere tempo, secondo altri, come lo stesso Recalcati, se ho ben capito, l'avrebbe appunto, o in qualche modo avrebbe aggiunto un qualcosa, salvo che il Massimo Recalcati era sempre stato più legato al primo Heidegger, quello di essere e tempo. Una cosa, per esempio, che in Heidegger l'aveva sempre colpita era la distinzione fra vita autentica
e vita non autentica, quella del si dice, del si fa, dell'anomia, no? Dell'anonimato, del pensare, del fare, eccetera. E poi, come non si può non vedere negli ultimi due libri, in qualche modo che lui cita di psicanalisi, anzi il penultimo e praticamente l'ultimo, che poi non è un libro, ma sarebbe l'opera completa del suo Lacan, come non si fa a non vedere appunto in questo il superamento, in qualche modo parziale, non totale, della filosofia ricalcata attraverso l'avventura psicanalitica, il grande incontro con la filosofia di Freud, con il pensiero di Freud, la psicanalisi di Freud, a partire dalla lettura integrale e come dire, vitale dell'interpretazione dei sogni, ma soprattutto qui c'è un elogio al di là del principio del piacere, e che appunto avrebbe addirittura avuto un'incidenza ancora maggiore sulle sue scelte, sulle sue passioni e sulle sue convinzioni rispetto alla stessa interpretazione, dei sogni. Teniamo conto che in questo libro Massimo Ricalcati cita, come sempre fa, la sua esperienza analitica, che diventa in qualche modo la materia prima, no? Appunto, sostanzialmente, dei suoi libri, che non sono mai libri di pura teoria, come sanno quelli che lo hanno letto, ma sono appunto libri di esperienza in atto e come questo, sono libri carichi di vita. In questo libro, che è appunto un libro sul libro, il libro sulla passione e esperienza dei libri, Ricalcati si potrebbe dire mette un po' a nudo se stesso, e senza nessun pudore, senza nessuna finzione, si fa conoscere meglio attraverso una passione che appunto è una passione erotica, quindi una passione in cui è bello mettersi a nudo quando appunto si racconta che cosa un libro, come un libro per esempio ti ha spogliato del te stesso passato, e ti ha non dato buone altre vesti, ma sostanzialmente ti ha aperto ad un mondo che non conoscevi, a un mondo che puoi sperimentare libro dopo libro, orizzonte dopo orizzonte. E non è un caso che ovviamente l'ultimo capitolo è dedicato al mio amour, dice Ricalcati, ossia a Lacan. Quante volte Ricalcati ha appunto raccontato che di quell'estate in cui si è accanito sui libri di Lacan, non capendoli, ma vedendo a quel punto attraverso delle intuizioni, naturalmente, un muro che bisognava naturalmente al tempo stesso rispettare come muro e in qualche modo abbattere o almeno arrampicarci sopra. Il suo amour. Lacan è stato in quell'estate passata a leggere i suoi scritti alla Sormani, è stato un ostacolo, ma un ostacolo da cui veniva fuori una sorta di voce che si appellava a lui, di quadro che si lasciava vedere e soprattutto di testo che lo leggeva dentro. Gli scritti di Lacan, ripete ancora una volta, erano proprio erano per antonomasia quel testo che lo leggeva. Cosa vuol dire lo leggeva? Vuol dire che lo entrava nel suo intimo, attraverso un linguaggio che andava sì decodificato, ma che già nella sua la langue, si potrebbe dire, in questo senso, entrava, gli parlava e gli parlava. E lui si sentiva oggetto di questo parlare, si sentiva il destinatario di questa voce, di questo testo. Ecco, mai come per Lacan vale appunto il principio che i grandi libri ti leggono, che noi siamo letti dai grandi libri. Parafrasando questa frase, potrebbe dire che i libri ti leggono dentro e ti fanno scoprire ovviamente di te qualcosa che non sapevi. Ecco che così si conclude naturalmente il testo di Recalcati, e naturalmente Lacan è anche colui che ha spalancato naturalmente la legge a Recalcati fin da giovane, la legge più grande del mondo, che
che è quella del desiderio. In un passaggio in cui Lacan ha insegnato talmente ricalcati che il desiderio non è il contrario della legge, anzi, non esiste desiderio senza legge, senza il vincolo della legge. E non perché naturalmente il desiderio è trasgressione della legge, non ci potrebbe essere desiderio senza il muro da scavalcare, non per questa appunto ragione, ma proprio perché è all'interno del desiderio che si istituzionalizza, potremmo dire, qualcosa come la legge, qualcosa come la norma. Per cui questi due termini non soltanto non sono in antitesi, ma si unificano attraverso quella che si potrebbe dire la legge del desiderio. Ma questo brano su Lacan non era proprio l'ultimo sui libri, perché poi Ricalcati chiude davvero in letteratura con la strada di Cormac McCarthy. Ecco, la strada, questo testo, che poi anche è stato naturalmente appunto filmato. Cioè, passato in film, appunto, la strada, questo testo apocalittico, in cui un bambino e un padre, naturalmente, si ritrovano a vivere, da soli in un mondo dove non c'è più nulla, non c'è più vita, una sorta ormai di, apocalissi già appunto avvenute, e di grande valore, appunto, per l'esperienza di Ricalcati in un momento, e qui naturalmente il tratto autobiografico tocca il suo apice, in un momento in cui lui diventa padre. E in un momento in cui lui diventa padre, ecco che la sua esperienza gli si illumina e viene letta, lui viene letto dentro da un romanzo sul rapporto figlio-padre, uno dei più grandi romanzi del Novecento, La strada di McCarthy. Ecco, Ricalcati verrà, come appunto detto fin dall'inizio, al mio salotto, al Salotto Caracci, martedì, questo martedì 11 dicembre, e naturalmente siamo assolutamente orgogliosi di averlo. Questo è uno dei libri che consiglio naturalmente di leggere e appunto di comprare, perché ho detto, si ritrova un Massimo Ricalcati, come dire, che parla veramente al lettore. E la sua frase è una frase, potremmo dire, parlata, lo si ascolta mentre si legge. Ricalcati, quando scrive, postula sempre qualcuno che lo guardi e che lo ascolti. È una voce per noi, il lettore si sente davvero coinvolto in questa corrente di linguaggio piana, tranquilla, lucida, ma ricca di contenuti. Quindi ciascun lettore si sente letto da questo libro, questo potremmo dire. Ciascun lettore si sente guardato da questo libro. E ciò che Ricalcati dice per tutti i grandi libri, che i libri in fondo non sono soltanto letti, ma ti leggono, e noi siamo letti dai libri, vale per me anche per questo libro. Questo è un libro che ti legge dentro. Ecco perché invito anch'io appunto a leggerlo. Massimo Ricalcati, a libro aperto, Una vita e i suoi libri. Un libro per tutti coloro che hanno la passione dei libri, come Massimo Ricalcati ha dimostrato di averla e di volerla trasmettere a noi e anche alle nuove generazioni.